È uscito all'inizio di novembre il quarto lavoro dei Dada Matto, una interessante band italiana molto originale. Il disco è presentato in tour in questi giorni, in particolare il 7 febbraio i Dada Matto saranno a Bla Bla di Torino. Noi parliamo del disco e del tour con Marco Imparato della band. Buon pomeriggio Marco, benvenuto a Radio Gold. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Quarto disco, un appuntamento importante, una carriera che inizia a essere lunga. Raccontaci com'è nato questo nuovo album. Ma è nata fondamentalmente l'idea la distanza che abbiamo noi tre del gruppo ultimamente, perché viviamo in città diverse, quindi proprio la composizione delle canzoni e dall'utilizzo di strumenti diversi, perché appunto in quest'ultimo album ci sono più che altro tastiere, sintetizzatori, mentre magari di norma noi avevamo un approccio più basso, chitarra, batteria, un po' più punk, più. Invece quest'album, l'arrangiamento, insomma, i colori, è molto più pieno, no? Di sfaccettature, di strumenti. Quindi questa è la differenza. Il disco si chiama Rococò, che è uno stile, soprattutto nell'arte, abbastanza riconoscibile. Ha qualche attinenza questo titolo che avete scelto con la vostra musica? Sì, l'attinenza appunto è proprio questa, cioè della varietà, della grande varietà che c'è all'interno delle canzoni, appunto di suoni, di influenze, di testo anche. E in questa varietà si cerca di dare un ordine, un'ordinata e una messa in scena. Il rococò è naturalmente un riferimento perché quella è un'arte piena di, insomma, l'arte dello sfarzo, degli ortelli, di un certo tipo di decadenza. E questo secondo me c'entrava molto, ma non tanto c'entrava molto per un discorso proprio di parallelo, perché per noi questo disco è estremamente arrangiato, estremamente variopinto. Questo è il legame con Rococò. Tra l'altro, è uscito fuori anche c'è uscito fuori un approccio anche prog alla musica in quest'ultimo disco, quindi è una cosa abbastanza inaspettata. E se io devo pensare al parallelo rococò, proprio nella musica, penso proprio al prog, nel senso che proprio come affinità, no? Come ricerca della tecnica, della morbidezza, insomma, ci sono un sacco di elementi che vanno insieme. Allora abbiamo cercato tutte le cose, ecco. I testi non sono mai molto diretti, difficile interpretare veramente, forse volutamente lasciate spazio anche all'interpretazione di chi ascolta. Un brano come America, per esempio, sembra riferirsi soprattutto all'emigrazione, al desiderio di futuro, ma sembra anche riferirsi però all'America in quanto tale. Voi parlate anche dell'America, del rapporto con Cuba. Sì. Quella canzone è nata infatti in maniera abbastanza frammentata, nel senso che noi avevamo fatto un ritornello, il testo del ritornello, e avevamo inventato le strofe musicali. Poi abbiamo chiesto a Emilio Clementi se partecipava anche lui con noi, quindi alla composizione del testo c'è anche la sua mano che canta proprio la prima strofa. E noi, avendo ideato lo solo ritornello, che appunto parla del rapporto tra America e Cuba, insomma, il rapporto parla della situazione odierna, che continua a essere quella che è sempre stata, nonostante i cambiamenti e tutto quanto. E Emilio ha fatto la prima strofa, lanciando lo spunto proprio dell'emigrazione, no? Quindi, parlando di quell'emigrazione del Novecento, parlando di quella gente, dando questa descrizione lì. Cosicché, quando arrivava il ritornello, nonostante questo, l'America, sono 50 anni ormai che è stata a Cuba, nel senso che nonostante tutti i problemi che ci sono stati appunto dell'emigrazione, della ricerca di un futuro, nonostante questo, le cose rimangono sempre uguali, cioè più sempre uguali, rimangono sempre lo stesso problema, almeno quello tra America e Cuba. Questo è stato lo spunto per fare anche poi la seconda strofa, che invece è quella dell'emigrazione, più che altro oggi, non solo nel Novecento, ma che ancora oggi c'è questa tensione a, no, per un futuro, a avere lo sguardo rivolto appunto da quella parte, all'Occidente. Quindi sì, quel testo è un insieme di tutti questi ragionamenti. Sì. Sono
Come dicevi, in America c'è anche la partecipazione di Emilio Clemente, voi avevate collaborato con il Massimo Volume, se non sbaglio, per un tour. Sì, abbiamo fatto delle date insieme, abbiamo aperto vari concerti, abbiamo avuto l'occasione di conoscerli lì. E dopo appunto si era presentata questa canzone che aveva questo incidere abbastanza ossessivo, no? Che richiamava un recitativo sopra, allora abbiamo pensato a Emilio anche perché, insomma, perché sarebbe stata proprio una cosa bella e perché tra l'altro parlava anche di America, quindi erano tematiche che a lui erano vicine. E infatti l'ho fatta proprio senza problemi, facendo anche una cosa bellissima. Traspare una certa voglia di giocare con le parole, con le rime. E una canzone come Orte credo che sia l'esempio principale, quasi una filastrocca. Sì. Quella è la descrizione praticamente della E45 dell'autostrada. No, beh, dal viaggio da Senigallia a Roma praticamente si passa per tutte queste città, Narni, Terni. Orte è una città che io non ho mai visto, ma ogni volta passandoci davanti col treno sarei sempre voluto fermarmi. Ma ancora non è successo, succederà prima o poi. Allora parlo di tante cose anche della canzone. Sì, i testi non sono diretti comunque, sono. Devi giocarci un po' con la fantasia, devi trovarlo anche tu, il tuo significato, che c'è, per me c'è, però non è diretto, ecco. Dicevi che sulle musiche di questo disco avete lavorato soprattutto con tastiere e sintetizzatori e meno con chitarra, basso e batteria. La formazione che porterete in tour in questo periodo è la stessa, cioè come strumentazione? Sì, più o meno sì, però naturalmente siamo in tre, quindi riduciamo tutto in tre. Quindi è logico che dal vivo sarà un po' più di impatto, sarà un po' più di approccio power trio, fondamentalmente tutti gli arrangiamenti verranno messi in secondo piano al servizio di insomma, un po' più di botta, di live, ecco. Di semplicità, in tre comunque abbiamo 6 mani. Ricordiamo il disco, si chiama Rococò, uscito il 4 novembre per la Tempesta Dischi. L'appuntamento con la presentazione live per questo sabato al Bla Bla di Torino. Grazie ancora a Marco Imparato dei D'Adamato che ci ha presentato il disco e il tour. Buon lavoro, buon tour. Grazie, grazie, grazie mille a te.